Il giovane Piotr Andreevich Grinyov viene inviato dal generale Karlovich a prestare servizio nella fortezza di Bielogorsk, che è agli ordini del capitano Mironov. Piotr si innamora della figlia di questi, Masha, e suscita la gelosia del tenente Schwabrin, anch'egli innamorato della ragazza. Nel corso di un duello con Schwabrin, Piotr viene ferito. Curato amorevolmente da Masha, Piotr guarisce. Intanto la tranquilla vita della fortezza viene turbata dalla notizia che truppe ribelli agli ordini del cosacco Pugachev, il quale si spaccia per lo zar Pietro III, stanno mettendo a ferro e a fuoco città e villaggi. Anche la fortezza viene assediata. Pugachev non è altri che il vagabondo al quale Piotr, nel corso del suo viaggio per raggiungere Bielogorsk, aveva prestato aiuto. I soldati della fortezza si apprestano a resistere, mentre in chiesa le donne e i bambini pregano per la loro salvezza. Nell'imminenza dell'attacco, Piotr e Masha si giurano eterno amore. Malgrado l'eroico comportamento del capitano Mironov e dei suoi soldati, la piccola fortezza è costretta a cedere per il tradimento di Schwabrin. Le truppe di Pugachev irrompono in Bielogorsk e il cosacco ribelle vi entra da conquistatore. Pugachev sbrigativamente ordina che tutti gli ufficiali siano impiccati. Anche la moglie del capitano è trucidata. Piotr viene invece salvato da Pugachev. Il ribelle ha riconosciuto colui che compì nei suoi riguardi un gesto di umana pietà. Masha, folle di dolore per la morte dei suoi genitori, viene condotta in casa del Pope, il quale, di fronte a Pugachev, asserisce che è sua nipote. Il traditore Schwabrin non rivela a Pugachev la menzogna del Pope. Piotr, condotto dinanzi a Pugachev, riceve da questi l'offerta di militare tra le truppe ribelli, ma rifiuta. Generosamente Pugachev gli lascia salva la vita. E così Piotr può raggiungere il generale Karlovich e proclamare ai comandanti riuniti la necessità di rintuzzare le provocazioni di Pugachev. Mentre Piotr si trova a Orenburg, riceve una disperata lettera di Masha, nella quale la giovane gli fa sapere che Schwabrin, divenuto comandante delle truppe ribelli a Bielogorsk, vuole a tutti i costi sposarla. Dopo aver cercato invano di convincere il generale Karlovich a liberare Bielogorsk, Piotr diserta con il fedele servitore Savielich per raggiungere la fortezza nella quale è prigioniera Masha. Vai più adagio,
Non ce la faccio a tener dietro al demonio delle tue gambe. E perché tanta fretta? Capisco andassi a un banchetto. Scusami, Savielic, ma dobbiamo arrivare a Belogorsk prima di giorno. Se potessi trovare un cavallo. E dove lo trovi? Laggiù, ho visto i fuochi di un accampamento. Dovrebbe essere Berda, che sta a metà strada tra Orenburg e Belogorsk. Forza, Savielic. Ancora poche verste e saremo sotto le porte della città. Sì, o sotto la scuria di Pugachev. Zacchete su! Giù, giù! Chi va là? Parola d'ordine! Oddio onnipotente, che parola d'ordine! Scendiamo la duna! Luca, andiamoci da quella parte! Uscite fuori! Stai qui! Ehi, qui ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Ammazziamoli subito! Devono essere delle spie! No, no, spie, no! Siamo dei disertori! Ah, davvero! La vedremo! Portiamoli al campo, li interrogheremo! E tu? Di dove vieni, fratello? Dalla regione di Yalk. Ho preso parte alla battaglia di Samarà, insieme ai Kalmucchi di Svatropo. Conquistammo la città all'arma bianca. Ero portabandiere. Persi questa... Ma il sovrano che mi era vicino mi gridò: «Regge il vessillo con la sinistra!» Impiccammo tutti i comandanti. Il popolo ci accolse con grande gioia e con le sante icone. Dimmi, è vero che anche le miniere di sale di Tascita si sono ribellate? Sì, fratello. E anche quelle di carbone di Prešisteskaya. E i fratelli delle officine di Ural. Ormai abbiamo tanti cannoni e fucili. Più di Caterina. Sveto, quando prenderemo Mosca, il sovrano impiccherà Caterina. Io lo farei. Caterina non ci ama. Ha solo paura di noi. Che spiavano vicino agli avamposti. Dicono d'essere disertori. Questo vuol parlare al sovrano. Davvero? E perché vuoi parlare al sovrano? Già, disertori! Ma non gli credete! Non vedete che hanno paura? Siete voi che avete torturato e ucciso mio marito. Tu sarai torturato fino a morirne. Solo così l'anima di mio marito sarà in pace. Su, Sveto, che aspetti? Che aspettiamo? Hai ragione! Che succede? E inginocchiati al nostro grande zar. E allora, che succede? Sire, abbiamo preso questo ufficiale di Orenburg. Dice che vuole parlare con te, mio sovrano. E impiccatelo! Come stai, signoria? Come mai Dio ti ha portato da queste parti? Lasciatelo. Vieni qua. Entra. Signori generali, aspettavamo notizie da Orenburg. Ebbene, questo mio giovane amico viene da Orenburg. Ma il signor tenente già lo conosciamo. Non è l'ufficiale che ha beneficiato della tua grazia, Sire. Appunto. E adesso mi direi per quale affare tu sei uscito da Orenburg, eh? No, puoi parlare davanti ai miei generali. Io a loro non nascondo mai nulla. Beh? Ero diretto alla fortezza di Belogorsk per liberare un'orfana che là viene offesa da uno dei tuoi uomini. Forse è la provvidenza che per la seconda volta mi ha condotto davanti a te. Ma chi dei miei uomini osa offendere un'orfana? Chiunque egli sia, non sfuggirà al mio giudizio. Avanti, dimmi chi è il colpevole. Il colpevole è Svadri. Tiene prigioniera quella fanciulla che tu hai visto ammalata dalla moglie del Pope e vuole sposarla per forza. Svadri, eh? Allora farò vedere io a Svabrin. Imparerà che cosa significa fare di testa propria sotto di me e offendere il popolo. Lo impiccherò. Lasciami dire una parola, sovrano. Ti sei affrettato a nominare Svabrin comandante della fortezza. E ora ti affretti ad impiccarlo. Hai già oltraggiato i cosacchi dando loro come superiore un nobile.
Non oltraggiare anche i nobili accusandoli al primo suggerimento. No, no, nelle vene di Svabrin c'è sangue cosacco, quindi doppiamente colpevole se ha offeso le mie leggi. Certo, mio sovrano, non c'è da averne pietà, né graziarli. No, no, non c'è nessun male a giustiziare Svabrin. Ma non sarebbe anche male interrogare a dovere il signor ufficiale. Perché ci ha onorato della sua venuta. Se non ti riconosce come suo sovrano, non c'è ragione che venga a chiederti giustizia. E se ti riconosce, perché è rimasto fino ad oggi a Orenburg con i tuoi nemici? Ordina piuttosto di condurlo dal boia, perché gli accenda un po' di fuoco sotto i piedi per farlo parlare. Eh? Del resto non sarebbe la prima volta, sire, che tu ti servi del carnefice. Ho l'impressione che egli sia stato mandato qui dai comandanti di Orenburg. Eh? O signoria, a quanto pare il mio maresciallo dice il giusto, che ne pensi? Va bene, adesso rispondi alla mia domanda e cerca di essere preciso. In che stato è la vostra città? A Orenburg ci sono provviste sufficienti per sostenere un lungo assedio. Grazie a Dio tutto va bene. Ma come bene? Se il popolo muore di fame! Vedi, sire, che gli ti mette in faccia. Tutti i fuggiaschi asseriscono all'unanimità che a Orenburg c'è fame e peste, che mangiano le carogne ed è già molto. E sua grazia assicura che c'è di tutto a sufficienza. Se vuoi impiccare Svabrin, appendi sulla stessa forca anche questo giovanotto. E così, maestà, la tua provata giustizia non farà torto a nessuno. Basta, Naumich! Non parli altro che di impiccare e strangolare. Ma che razza di eroe sei? Giudicati, mio sovrano. Regge l'anima coi denti a vederlo. Sei tu stesso sull'orlo della tomba e parli di ammazzare. Hai forse poco sangue sulla coscienza. Ehi, Krapushka! Ma che santo sei? Da dove viene questa tua compassione? Certo, anch'io ho peccato. E anche questa mano si è macchiata per aver sparso sangue cristiano. Ma io uccidevo l'avversario sulla strada aperta o nel folto del bosco, con lo staffile e la scure. Non l'ospite! Con stupide calunnie da donicciuole. Narici strappate. Che cosa bestemmi? Vecchio, te le do io le narici strappate. Aspetta che venga il tuo turno, e anche tu, se Dio vuole, annuserai le pinze del carnefice. E intanto bada che non ti strappi la lingua! Basta! Basta. Non sarebbe nessun guaio se tutti i cani di Orenburg pendessero dalla stessa forca. Ma sarebbe un guaio che i nostri mastini si azzannassero fra di loro. Tu riconciliatevi. Siete tutti valorosi e tutti necessari alla nostra causa. Perdono, sovrano. Anch'io ti chiedo scusa, mio sovrano. Maresciallo, io e sua signoria siamo vecchi amici. Eh? Domani vedremo quello che dovremo fare di lui. Mm? Che dici? Sì, mio sovrano. E adesso bevi, che devi essere morto di paura, eh? Bevi, bevi. E dimmi che cosa hai a che fare tu con quella ragazza che Svabrin offende. È la nipote del Pope, mi pare. È la mia fidanzata. La tua fidanzata? La tua fidanzata? Ma potevi dirlo prima. Ma noi ti sposeremo e banchetteremo le tue nozze. A buon gusto, sua signoria. Io la ragazza l'ho vista, è molto bella. Signori generali, non siate insensibili all'amore di questo Waldo giovane. Brindiamo alla sua felicità. Salute. Sapete, signori, che sua signoria è anche poeta? Ma davvero? Ecco un'altra delle sue virtù?
che lo rende ancora più sospetto. Dove l'hai trovata? Non importa, l'hai scritta tu? Sì, è mia. Leggila. Fai sentire quello che hai scritto. Io me la son fatta rileggere tante volte. La so a memoria. Fratelli, conservate la superba pazienza. Non sarà vano il vostro doloroso lavoro e l'elevata aspirazione dei pensieri. Della sventura, fedele sorella, la speranza dal fondo del cuore sveglierà il vigore dell'animo e l'allegrezza. L'amore e l'amicizia fino a voi arriveranno attraverso le cupe carceri, come nelle vostre tane di forzati arriva la mia libera voce. Arriva la mia libera voce. I pesanti ceppi cadranno, le prigioni crolleranno. La libertà vi attenderà gioiosa all'uscita e i fratelli vi tenderanno la spada. Maresciallo, impiccheresti ancora sua signoria? Due volte, col tuo permesso, mio sovrano. Una volta perché ti mentisce. Una seconda perché mentisce a se stesso. E il più vicino alle stelle, come facesti con l'astronomo Lovitch. L'astronomo Lovitch, sua signoria, correva lungo le rive del Volga come un uccellaccio del malaugurio. Non solo non volle assoggettarsi, ma mi disse che gli astri mi sarebbero stati contrari. E allora era un astronomo e lo impiccai su in alto, il più vicino possibile alle stelle. Ma tu, a chi credi? A Pietro Terzo, nostro sovrano, o a Caterina Seconda? Signori ufficiali, domani farò ispezione a tutte le fortezze del nord. A che punto siamo con la fortezza di Ors? Resistono quei maledetti, ma ho mandato dei rinforzi. Va bene, fra due giorni avanzeremo su Carino con quattro squadre di baschiri e tutta la cavalleria cosacca. Dovete impedire assolutamente che quei porci venduti si mettano in quadrato per i cavalli di Frisia, come è loro abitudine. E se gli ufficiali si rivoltano, impiccateli! Mi permetto di consigliarti, sire, di impiccarli sulle barche e di lasciare poi che le barche vadano alla deriva lungo il fiume. La visione sarà un ammonimento efficace. Lo hanno fatto loro per primi con i nostri. 100 ne hanno impiccati così dopo averli torturati. Per giorni e notti le madri e le spose dalle rive guardavano mute, senza un lamento, quella lunga processione di morti che scorreva lungo il fiume. E adesso via tutti. I miei uomini ti hanno fatto delle domande precise. Tu non sapevi che cosa rispondere. Devi aiutarmi, altrimenti una volta o l'altra sarò costretto a impiccarti. Sei sempre convinto che io sia un avventuriero? No. Ho visto la fede che ispiri, ma quello che non mi convincerà mai sono i tuoi metodi, le distruzioni, la violenza. Ma come fai a non capire queste cose? Non è con la violenza. I contadini lasciano le loro case, i loro villaggi e mi seguono a migliaia, pronti a morire per la mia causa, che poi è la loro causa.
per secoli hanno vissuto come schiavi. Io alzo la mia bandiera e diventano uomini, uomini veri! Capisci? Perché non vieni con me? Io ho bisogno di gente istruita. Che colpa ne abbiamo noi se siamo ignoranti? Io stesso non so quasi leggere né scrivere, forse te ne sei accorto anche tu. Io voglio che tu possa raccontare alla gente tua pari il significato della nostra rivolta, capito? Io voglio che mi seguano anche le persone istruite. Se tu mi aiuti, guarda, io ti faccio capo. Capo delle persone che sanno leggere e scrivere bene. La gente mia pari non ti seguirebbe mai. Se lo facesse, lo farebbe solo per paura. E tu? Io? Con te lo sai, io non mentisco. Le cose che vedo attorno a me mi turbano, sì. E se uscirò vivo da questa storia potrò raccontare di aver gettato uno sguardo dentro di te, come nel cuore di un amico, ma non altro. Ma questo non significa soltanto che sei istruito, questo significa qualche cosa di più. Non lo so, forse. Ma è certo che io non mi trovo qui nel tuo campo per quello che tu credi di capire. Te lo ripeto, amo una fanciulla che è in pericolo e solo per questo ho abbandonato Orenburg. Solo per questo. Se ti dicessi che faccio sposare la tua colombella Svabrin, rimarresti per paura di questa idea dalla mia parte? Mi chiederei come mai tanta gente ti segue, se sei capace di un'azione simile. Sei coraggioso a tenermi testa, vostra signoria. Ma non approfittartene. Domani devo andare alla fortezza di Horst. Passerò per Bielodost. Buonanotte. Padrone, tu mi farai morire di crepacuore. Non aver paura. Pugacciov mi ha dimostrato amicizia un'altra volta. Ah, c'è proprio da vantarsi di un'amicizia simile. Dio mio, se lo sapesse il padrone mi frusterebbe. E tu sempre contento, eh? Io non ti capisco. Mio buon Savielic, come si vede che diventi vecchio. Ma non capisci che sono contento perché ormai sono sicuro di rivedere Masha. Oddio, vuoi scappare anche di qua? Ma no. Ho capito che Pugacciov mi aiuterà. Ma Pugacciov crede ancora che Maria Ivanovna sia la nipote del Pope e non la figlia del povero capitano Mironov. Sì. E quando verrà a sapere la verità, tu credi che ti aiuterà ancora? No, non verrà a saperla. E tu credi che quel perfido di Svabrin non glielo dirà? No, non avrai coraggio. Fu lui per primo a mentire. E quando Masha saprà che deve la sua liberazione all'assassino dei suoi genitori, credi che la povera fanciulla non sarà presa dalla disperazione e dal rimorso? Insomma, sembra che tu lo faccia apposta a tormentarmi. Figlio, figlio mio, è che sento che quest'amore ti conduce a tante sofferenze. Sembra un amore non benedetto da Dio. Colpa mia
e di Masha se ci amiamo, mentre intorno a noi c'è odio, distruzione, sangue. Che vuoi? Sono venuta a chiederti scusa, fratello, per il mio gesto di oggi. Una tua divisa mi aveva ingannato. Ma quando ho visto come ti ha accolto il nostro sovrano, allora ho capito. Anche tu sei dei nostri. Vuol dire che lotteremo insieme. E non importa se vivremo o moriremo. L'importante è seguire lui, come ha fatto mio marito. Seguirlo sempre. Sia egli Emilian Pugachev, cosacco del Don, o Pietro III, zar di tutte le Russie. Quando hai visto per l'ultima volta tuo marito? In primavera. Lo vidi dalla riva del fiume, mentre passava su una barca, insieme ai suoi compagni, morti come lui. Mi dispiace, sinceramente. Io non voglio più piangere, come piangono quelli che non aspettano nulla. Io so, con certezza. Buonanotte, fratello. Patrone, cosa voleva dire quella donna? Dormi, Savierich. Dormi. Sali, sali sulla mia slitta. Hai riposato bene questa notte? Alla fortezza di Belogorsk. Fermo! 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 Dio, figlio mio, non lasciarmi solo in mezzo a questi furfanti. Birbone, siediti subito qua. Grazie, 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 padre nostro. Dio ti conceda 100 anni di salute. Pregherò sempre Dio per salute. Questa è la mia Russia, la Russia di Pietro III. Vuoi bere? No. Beh, a che cosa Vossignoria si è messa a pensare adesso? Ancora ieri combattevo contro di te e oggi viaggio con te nella tua stessa slitta. Non è la prima volta, se ben ricordi. Già. Ma allora era diverso, io non sapevo che... Se tu l'avessi saputo, lo avresti fatto lo stesso. Oggi ne sono convinto. E tu più di me. E poi non ci pensare. Il debito è bello quando è pagato. Ma oggi la felicità di tutta la mia vita dipende da te. Ma che c'è dunque? Di che hai paura ancora? Parla dunque! Devo dirti una cosa molto importante che riguarda Masha. Ah.
Masha è... Masha è la nipote del Pope, mio sovrano, e non sa ancora che tu ci degni della tua amicizia. Questo voleva dire il mio padrone. E certo, l'alto onore che tu ci fai dovrai concedere anche a lei. Ma certo, vostra signoria. E adesso voglio sapere da te che cosa dicono di me a Orenburg. Dicono che è molto difficile farcela con te. Ah, sì, certo. Io la guerra la so fare, Hanno saputo da voi della battaglia sotto Yushievo? 40 generali uccisi. 4 reggimenti fatti prigionieri. E un po', tu credi che io potrei misurarmi col re di Prussia? E tu pensi di farcela contro Federico II? Sicuro. Sono molto più forte di lui io. E appena riuscirò ad unirmi alle forze tartare del nord, sarò io il padrone della Russia. E nessuno potrà più fermarmi, fino a Mosca. Tu pensi di arrivare a Mosca? Chissà. La mia strada è stretta. Ho poca libertà e devo stare allerta. Alcuni dei miei generali fanno i furbi. E sono sicuro che alla prima occasione non esiterebbero a cambiare il loro collo con la mia testa. Vedi che faresti meglio ad abbandonarli per tempo e ricorrere alla clemenza dell'imperatrice. Non conosci Caterina? Mi odia. Dice che io le sconquasso l'impero. E fa dire anche che io sono un burattino nelle mani dei turchi che mi pagano. Tu ci credi? No, questo no. Ma è certo che approfittando della tua rivolta i popoli d'oltre Kuban si muovono istigati dalla Turchia. Non si muovono per la Turchia. Sono anch'essi desiderosi di libertà e si ribellano ai tiranni moscoviti. No, no. Voglio continuare come ho cominciato. Ci vorrà del tempo, Molto tempo. Forse più della mia vita. Ma può darsi anche che mi riesca subito, no? Kriskatriev ha pure regnato su Mosca. Già. Ma lo sai come finì? Lo sgozzarono, lo gettarono da una finestra, lo bruciarono e con la sua polvere caricarono un cannone e spararono. Senti, ti voglio raccontare una fiaba che nell'infanzia mi ha raccontato una vecchia calmucca. Una volta un'aquila domandava a un corvo: amico corvo, perché tu vivi al mondo 300 anni e io soltanto 33? Perché, mia cara, rispose il corvo, tu bevi sangue vivo e io mi nutro di carogne. L'aquila allora pensò: vediamo se anche noi possiamo vivere allo stesso modo. E un giorno volarono insieme l'aquila e il corvo, videro un cavallo morto da lontano, si calarono giù e vi si posero sopra. Il corvo cominciò a beccare e a lodare. L'aquila beccò una volta, un'altra, poi sbatté un'ala e disse: no, amico corvo, piuttosto che campare di carogne 300 anni, è meglio abbeverarsi una volta sola di sangue vivo e poi sia quello che Dio vuole. Ah. Che te ne pare della fiaba calmucca? Ingegnosa, come una fiaba. Arriva il sovrano! Il sovrano Pietro III, zar di tutta la Russia! Viva Pietro III! Che succede, Vanni? Arriva il sovrano. Pugacev.
Che sia accolto con tutti gli onori il nostro zar. Avvisa il Pope che prepari il pane e il sale e che faccia suonare la campana della chiesa, vai. Fatto avvertire, ti avrei accolto molto più degnamente. Adesso sono qua. Sarai soddisfatto, no? Benvenuto, Sire. Il tuo pane e il tuo sale sono puri, Pope. Cosa vuoi dire, Sire? Dio mi è testimone della sincerità dell'offerta. E lo hai sempre ringraziato per le mie vittorie? Sempre, mio sovrano, tutte le volte che ce ne portavano notizia. Il popolo affolla la chiesa, la gente di questa fortezza è devota e pia. Meglio così. Hai visto chi ci ha fatto visita? Sua signoria, vieni, vieni. Padre. Vi ho ricordato sempre. Anche noi. E io sono felice di rivederti. Anche tu sei dei nostri, eh? Bravo. Da un pezzo avresti dovuto farlo. Che gioia vedere una faccia onesta in mezzo a tutti questi furfanti. Come mai siete arrivati con la slitta di Fugaciotti? Non so cosa rispondervi, padre, grazie. Un giorno stiamo per essere impiccati e un giorno viaggiamo con quel furfante, con sua maestà Pietro III. Confidiamo in Dio che non ci abbandona. E offrine anche a sua signoria. Mi permetti, sovrano? Alle tue vittorie. Ho saputo che Caterina ha affidato il comando supremo al maresciallo Mikkelsen. È un grande generale. Questo vuol dire che Caterina ti teme veramente, Sire. Va bene, adesso fammi rapporto. Subito, maestro. Ecco, Sire. Da quando sei partito si sono avute soltanto alcune scaramucce intorno alla zona della fortezza. Oh. Una più violenta, a 10 verste da qui, sulla direttrice di Berda. Ci furono diversi morti da ambo le parti. Facemmo anche 10 prigionieri. E l'ufficiale che non volle riconoscerti come sovrano, lo impiccai con le mie mani. 10 giorni fa avemmo uno scontro tra la nostra cavalleria cosacca e uno squadrone di... Di questa fortezza per fedeltà e disciplina.
Ah, bene, bene. Bene. E adesso dimmi, amico, che fanciulla tieni sotto sorveglianza tu? Ma sbrigati che non ho tempo da perdere. Non è sotto sorveglianza, Sire. È malata. Davvero? Oh, poverina. E dov'è? Giace nel letto, nella stanza di sopra. Ah, ti portaci da lei, tutte e due. Sbrigati, muovi. E allora, muoviti. Sire. Puoi esigere da me quello che vuoi, ma non permettere a un estraneo di entrare nella camera di mia moglie. L'hai costretta a sposarti. Ah, fermo! È affare mio. E tu non fare tante storie, obbedisci, che sia tua moglie o no, io porto da lei chi mi pare piace. Avanti, muoviti! Tu, signoria, seguimi. Avanti! Sire, sire, ti avverto che mia moglie ha la febbre. Sono già 3 giorni che delira senza tregua. Apri. Non ho preso con me la chiave. Non importa. Masha, Masha, perdonami, perdonami, non dovevo lasciarti, perdonami. Piotr Andreevich. Sì. Piotr Andreevich. Oh, Dio mio. Dimmi, Colombella, perché tuo marito ti punisce? In che cosa hai mancato verso di lui? Mio marito? No. No, non è mio marito. Non sarò mai sua moglie. Ho deciso di morire piuttosto. Colonnello, tu lo sai che cosa ti meriti, vero? Sei una cagna, sei! Ti chiedo perdono, maestra. Alla gelosia mi ha accecato. Io l'ho amata prima di lui. Vi chiedo grazie per la fedeltà con la quale vi servo e vi servirò sempre. Ah, ti grazio. Per questa volta. Ma ricordati che alla prossima colpa ti farò ricordare anche questa. Alzati, bella fanciulla. Io ti ridò la libertà. Sono il tuo sovrano. No, no, tu sei un... Piotr Andreevich, per l'amor di Dio, andate, ci penso io. Non è nulla, è stata l'emozione di rivedervi. La povera padrona è stata tanto male. Ma sì, signoria, questa donna ha ragione. Andiamo, la ragazza ha bisogno di riposo, non lo vedi che sta male? Non le succederà niente adesso che sei qui, stai tranquillo. Andiamo, su. Andate. Andiamo. Andiamo, andate. Ehi, dovrei essere felice per aver visto Piotr Andreevich. È qui. Qui vicino a me, finalmente. Ma la vista di Pugachev. Oddio. Lui ha assassinato i miei genitori. Fatti coraggio, padrona mia. Non devi tradirti. Pugachev non deve sapere che sei la figlia del povero capitano Mironov. Pensa alla moglie del Pope, al Pope stesso. Pugachev potrebbe vendicarsi su di loro. Non devo più vedere Pugachev. Non devo più vederlo. La seconda squadra di Baschiri
La terra è accampata nella foresta, dalla parte delle paludi, fino a nuovo ordine. Va bene? E da ora in poi, nei tuoi rapporti, non dimenticare nulla di quello che succede al forte. Voglio sapere tutto. È chiaro? Sì, maestro. E adesso, signoria, che ne diresti se mandassimo a chiamare il Pope, e gli ordinassimo di celebrare le nozze di suo nipote? Magari io farò da padrino e il colonnello da compare. Poi chiudiamo le porte e facciamo baldoria. Maestà, ti ho mentito, sono colpevole. Ma anche Piotr Andreich ti inganna. Masha non è la nipote del Pope. È la figlia di Ivan Mironov, il comandante di questa fortezza, che tu facesti giustiziare perché non volle sottomettersi e riconoscerti come sovrano. Che altro c'è di nuovo in tutta questa storia? Spavring ti ha detto la verità. Allora anche tu mi hai mentito. Giudica tu stesso se potevo di fronte ai tuoi generali dire che volevo salvare la figlia del capitano Mironov. Aveva ragione il mio maresciallo quando mi suggeriva di impiccarvi tutti e due alla stessa traversa. Magari con in mezzo la moglie del Pope. Adesso che ci penso, aveva ragione quella lì a mentire, perché i miei uomini non avrebbero certamente risparmiato la tua bella mascia. Adesso capisco perché è svenuta quando mi ha visto. Ma tu le farai ben capire che era mio diritto sovrano punire suo padre e che se sua madre non bestemmiava contro la mia persona, i miei uomini non l'avrebbero uccisa. Ma non voglio più vedere quella ragazza davanti ai miei occhi. Senti, come chiamarti, io non lo so e non voglio saperlo. Ma è Dio mi testimone che sarei pronto a dare la vita per ripagarti di quello che hai fatto per me. Termina quello che hai cominciato. Lasciami andare con la fanciulla che amo, dove Dio vorrà. Non ha che me lei. Sire! 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 Ho fatto correre il mio cavallo per 40 verste per annunciarti che la fortezza di Orsk è caduta. 6.000 prigionieri, questi sono i loro vessilli. Ah, finalmente! 6.000 soldati in più che combatteranno per la nostra causa, sotto la mia bandiera. Chi comandava i miei cosacchi? Congelo! Bene, lo faccio mio comandante in campo. Bravo, colonnello. Colonnello, adesso potremo finalmente concentrare tutte le nostre forze su Orenburg. Che ne dici? Sì, maestro. Va bene, e adesso tu vai a Verdà e annuncia che prima del tramonto io sarò di ritorno. Il mio cavallo, presto. Sì, mio sovrano. Ancora una volta, signoria, la fortuna è dalla tua parte. Prenditi la tua bella. Vai dove vuoi e che Dio ti protegga. Ti darò il salvacondotto, ma prima di partire voglio vederti ancora una volta. A presto, signoria. Andiamo, colonnello! Masha vi supplica di non andare subito da lei. Vi prega di aspettarla a casa di Adolina Panfilovna. Ve l'accompagno io. Perché non vuole vedermi subito? Non capite, Piotr Andreich. Noi donne vogliamo apparire nel modo più bello alla persona a cui vogliamo bene e che non vediamo da molto tempo. Ma che c'è, Palaska? Che altro mi nascondi? Si tratta del mio Maximych. Ci volevamo bene. Palaska, Maximych è prigioniero a Orenburg. È vivo? Oh, ti ringrazio, Vergine Santissima. Ma voi come lo sapete? Non mi mentite per... No, fu lui a darmi questa lettera di Masha. Mi credi ora? Sì, sì. Ma lo tortureranno. Lo uccideranno per tradimento. Ma Maximych non è un traditore, è un cosacco.
E Pugacioff è cosacco. No. Se dovessero uccidere tutti quelli che hanno seguito Pugacioff o che hanno avuto simpatia per lui, dovrebbero sterminare metà di queste popolazioni. Stai tranquilla. Grazie, Piotr Andreevich. E ora va da Masha e dille che non vedo l'ora di stringerla fra le mie braccia e che per me è bella, sempre. Dai. Oh, padrone mio, finalmente, quando sparisci con quel furfante, io mi dico sempre, Pugacioff forse cambia idea e ci impicca tutti a tuo padre. E Masha, hai visto? Come sta? Chi lo vince? Non basterà tutto il mio amore per ricompensarla di quanto deve aver sofferto. Aspetto la casa del popolo. Ah, a proposito della casa del popolo, leggi qua. È la lista delle tue robe che quei furfanti ci hanno rubati quando siamo andati via l'altra volta. Ma ti sembra che sia il momento di pensare a queste sciocchezze? Sciocchezze? Tutto ci hanno rubato, anche la cassa dei libri con le tue poesie. Senti, senti. Una divisa di panno verde fino 8 rubli, calzoni di panno bianco 5 rubli, 12 camicie di lino volanda coi polsini 10 rubli, una pelliccia foderata 40 rubli, quella che tu hai voluto regalare a quel furfante di Pugacioff. Viva lo zar Pietro III! Pietro Andreevich! Viva il nostro zar! Ti senti male, padrona? No. No, cara. Deve essere l'immensa gioia di riabbracciarlo, che supera ogni mia forza. Non abbiate paura. Del resto, non potrei farvi alcun male, anche se lo volessi, ora che siete sotto la protezione del sovrano. No, non fuggite, Masha. Ho solamente pochi minuti per parlarvi. Pugacioff è festeggiato nella stanizia dei cosacchi, non si accorgerà nemmeno della mia assenza. Ma non potevo resistere senza vederti, senza parlarti. Lasciatemi andare, Svabrin. Che cosa volete ancora da me? Mi avete già fatto tanto male. Perché? Perché non mi hai amato? Per quale motivo credi che io sia passato nelle file di Pugacioff? Per avere salva la vita. L'ho rischiata tante volte. La morte non mi fa paura. L'ho fatto solamente per starti vicino e per proteggerti. Io mi sarei messo anche contro Pugacioff per salvarti. Svabrin, voi siete stato un buon ufficiale prima che tutto questo ci travolgesse. Comportatevi come se lo foste ancora. Mio padre vi stimava. Anche voi non potete non rivivere la sua memoria. Per il ricordo che potete avere di mio padre e di mia madre, dimenticatemi. Non posso, Masha. Non posso. L'unica luce, l'unica speranza in questi lunghi anni di fortezza siete stata voi. E io sono sicuro che mi avresti amato se non ci fosse stato lui. No! Piotr Andreevich non c'entra, io non vi ho amato. Vi ho respinto prima ancora che lui arrivasse qui. Sono stata leale con voi. Non è vero. Mi avete disprezzato fin da quando lui è comparso nella vostra vita. Io l'ho capito da come vi siete guardati, dalla vostra gioia. Vi ho spiato nei vostri sguardi, nei vostri terribili silenzi, nelle vostre parole. E io che ti ho amato prima di lui, avevo un solo scopo, il tuo amore, Masha. Non mi parlate perciò della memoria dei vostri genitori. Fossero anche i miei, non mi importa. Che Dio abbia pietà di voi, Svabri.
vi odio tutti. E così Dio ci ha concesso di rivederci. Lo abbiamo ricordato ogni giorno. La povera Masha ne ha passate di tutti i colori senza di voi. Dio, cos'è stato? Quando quel furfante di Svabri ha voluto a tutti i costi portarcela via. Noi ci siamo opposti con tutte le nostre forze, ma cosa potevamo fare? Ci ha minacciato di farci fare la fine del povero capitano Mironov. Vergine Santissima della Santa Icona! Avete detto che Pugachev sa tutto? Oh, povero padre Gerasim! Già ti vedo pendere dalla forca! L'unica mia consolazione sarà che anch'io ti sarò vicina. No, non vi preoccupate, Pugachev ha capito che l'avete fatto per salvare Masha. Ah, sì? L'ha capito? Ma ne siete proprio sicuro? Certo. Però, quel Pugachev, Dio mio, ma è possibile che al mondo uno ogni tanto è costretto a ringraziare i furfanti? Ma ditemi, come mai vi siete affiancati a Pugachev? In fondo, per una ragione o per l'altra, voi e Svabri siete uniti nella fortuna, se così si può dire. Basta, Dulina. Non c'è salvezza eterna nelle parole. Hai ragione, caro. Scusatemi, Piotr Andreich. Io parlo. E non mi sembra di parlare abbastanza per esprimere tutto l'affetto che ho per la mia piccola Masha. Lei, la mia colombella. Vado io. Masha. Cosa? Lascia che ti guardi. Oddio, come sei sciupata. Vieni. È qui Piotr Andreich, sai, che ti aspetta. Quanto ti ho atteso, amore mio. Ma ora siamo uniti. E per sempre. Sì, caro. Lasceremo subito Bielogorsk. Sì. Sì, sì. Non posso più vivere qui. Ma dove andremo? Passeremo le linee e andremo dai miei. E come mi accoglieranno? Come si può accogliere la donna che il figlio ha scelto come sposa? Ma io, Piotr, non dimentico la lettera di tuo padre. Mio padre non ti conosceva. Non sapeva chi tu fossi. Tu gliel'avevi scritto, e anche con tante belle parole, mi ricordo. Forse vuoi dire che oggi il sacrificio dei miei genitori li potrà commuovere. Ma io, Piotr, non voglio la loro pietà. Sarò tua moglie solo se essi acconsentiranno che tu mi sposi per quella che sono. Mi farò voler bene. Non ti sarà difficile. Appena ti conosceranno, dovranno capire quale donna entra nella loro casa. Tanto pregato in Dio. Tanto sperato che tu venissi. Che ora? Ora che sei qui con me, io... Mi sarei uccisa. Te lo giuro, lo avrei fatto pur di non sposare Svabrin. Mi ha fatto tanto male quell'uomo. Eppure adesso che sei qui con me, che le mie pene sono finite,
Ora provo per lui più pietà che rancore. Quanto sei buona, Masha. Lodevo il tuo amore. Voler bene e avere la certezza di essere amati rende generosi. Non è difficile, Piotr. Ma adesso ti voglio fare una preghiera. Vorrei portare con me Palashka. Ma certo, te l'avrei chiesto io stesso. So quanto le sei affezionata. Sapessi quanto è stata buona con me e coraggiosa. Ne sarà felice, Piotr. Ti ringrazio. Piotr, c'è un cosacco di Pugacioff che vuole parlarti. Che altro c'è? Che cosa vuole ancora quell'uomo? Non ti preoccupare. Sarà per il salvacondotto. Che c'è? Il sovrano ti manda questo salvacondotto. Augura buon viaggio e lunga felicità a Vostra Signoria e alla tua sposa. Ringrazialo tanto da parte mia. Padre, io non so esprimere forse bene quello che provo per Pugacioff. Per gli altri, per quelli che non lo seguono, che lo combattono, è un malfattore. Ma per me non lo è. Ti capisco, Piotr. La riconoscenza non è un peccato quando parte dal cuore. Se potessi strapparlo dall'ambiente che lo circonda e risparmiargli il capestro, lo farei con tutte le mie forze. Non merita una morte simile. Io l'ho conosciuto profondamente, quell'uomo. Sei sicuro di essere un buon giudice, Piotr? Non lo so. So soltanto che gli auguro di cadere combattendo. In quanto al giudizio, e Dio vede più cose di noi. Che il Signore allontani la nube che sovrasta la nostra santa Russia. Che voleva quel cosacco? È il salvacondotto. Possiamo partire quando vogliamo. Maria Ivanovna, che gioia rivedervi. Se sapeste quando abbiamo corso per ritrovarvi, finalmente ci siamo riusciti. Fatemi l'onore di considerarmi il vostro fedele servitore. Grazie, mio buon Savielic. Padrone, più presto ci allontaniamo da questi luoghi, più presto ci liberiamo da un incubo. In mezzo a questi furfanti non si sta mai tranquilli. Dico bene, padre Grassi. Sebbene io sia molto triste per la vostra partenza, il suggerimento di Savielic mi pare assennato. Padre Grassi, io non so se tornerò più qui. Ma prima di andarmene via per sempre, voglio inginocchiarmi sulla tomba dei miei genitori. Forse sarà l'ultima volta che posso farlo. Ti accompagno, cara. Ti ringrazio, Piotr. Ma vorrei andarci sola. Come vuoi. Masha avrà bisogno di tutto il tuo affetto, di tutta la tua tenerezza, Piotr Andreevich. Non dimenticarlo mai. Ora non ha che te.
Addio, Masha. Ricordaci con affetto. E allora, Palashka, non hai ancora preso la tua roba? Io non parto, Masha. Questa è la mia terra. Un giorno Maximych tornerà, ne sono certa. E io ho il dovere di aspettarlo. Avevamo deciso di sposarci. Perdonami, Masha. Perdonami, padrona, se non ti seguo. Ma tu, più di tutti, puoi capirmi. Speravo tanto che tu venissi con noi, Palashka. Mi sembra di lasciare una sorella a cui voglio tanto bene. Ma se il tuo cuore ti dice di restare, io ti capisco. Piotr Andreevich, vi supplico, aiutatelo a tornare. Te lo prometto, Palashka. Ti prometto che lo farò. Buon viaggio, padrona. Addio, Maria Ivanovna. Addio, Piotr. Addio, Masha. Che Dio vi conceda la felicità che meritate. Addio, Dorina, tanti nomi. Addio, Piotr. E grazie. Addio. Felice viaggio, Vossignoria. Pugachev, ascolta, forse sei ancora in tempo. Ricorda sempre la favola del corvo e dell'aquila. Addio, Vossignoria. Chissà che un giorno non ci rivediamo. Per te che hai saputo